eccellenza! Serapia, dai, questa eccellenza! Quante volte te devo dire che mi chiamo Valentino? Valentino, come devo fare? Io e Sabino ci amiamo, ma a casa non vogliono che io sposi un pagano. Noi siamo cristiani e lui non è battezzato. Serapia, solo legati dalla fede nuziale vincerete i magneti del maligno che vuole attirare a sé il vostro amore. Ma amo troppo Sabino e non so vivere senza di lui. Darei la mia vita se Dio ci facesse incontrare sulla via della fede e dell'amore, anche solo per un giorno. Davvero offriresti la tua vita per accendere nei cuori di te e Sabino un amore cristiano? Sì, offro a Dio, per le mani di Maria, la mia vita, perché il nostro amore diventi un seme d'amore cristiano e germogli nel giardino del mondo, il fiore dell'amore vergine e casto. Valentino, non ce la faccio più, me soffoca, non posso andare manco a far più una passeggiata. Una civettata vuoi dire? Se ne è vera civettuola. Parli proprio tu che fai l'occhi dolci a tutte. Basta così. Non sapete che l'amore è un fiore di rosa? Stringetela forte. Ai, che male! Le spine fanno male! Così è oggi il vostro amore. Un piccolo seme che va custodito nella paglia del vostro cuore. Ormai germoglierà. Ecco il segreto dell'amore. Se sarete uniti nella fede, ognuno possederà la chiave del cuore dell'altro. Insieme arriverete al cielo. Brillerete come stelle a forma di cuore per tutta l'eternità. Valentino! Sabino ha deciso di battezzarsi! Valentino, io credo. Negli occhi di Serapio ho visto il cielo. Sabino, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E vi unisco in matrimonio. Il vostro amore rivestirà di fiori il mondo, perché sarete uniti nell'amore fino alla morte. E tu, Serapia, ricevi da Dio la corona e lo scettro dell'amore cristiano. Ed ecco la fiaccola sempre accesa dell'amore di Dio per infiammare d'amor cristiano i cuori di chi si ama. Thank you.
Ah, quanto strilli! Stava a suonare così bene sulla mia nuvoletta. Appunto, tu suoni, suoni, suoni! E laggiù la gente si è dimenticato cos'è l'amore cristiano. Se tutta invidia. A me mi festeggiano tutti l'anno il 14 di febbraio. E quando è la festa tua, il 29 giugno, se ne vanno tutti al mare. Sì, è solo apparenza, Valentina, festa tua. I fidanzati si donano i cuoricini, ma nessuno si ricorda più i tuoi insegnamenti sull'amore. Nessuno accende più la torcia dell'amore e tocca a Nari accenderla e consegnarla alla novella Serapia, vittoriosa in amore cristiano, che ricomincerà a infuocare i cuori. E che potremmo fare da qua, Pietro mio? M'è venuta un'ideuzza. Che ne dici se apro il portone del cielo e non me vai sulla terra a parlare d'amore? Io? Sulla terra? E come ci vado con l'anzolo dei fantasma? No, ho ottenuto da Maria Santissima un corpo per te. Però ricorda, questo corpo si dissolverà tra un mese all'alba e tu dovrai tornare in cielo. Quindi hai soltanto un mese di tempo per parlare d'amore. E soprattutto ricorda, non te innamorà! No! Insolita follia, non riconosco neanche il posto e le persone che osservavo dalla nuvola mia. Pietro scherzava, non è possibile per me stare qua giù, l'uscita dov'è? Mi senti allora, sto parlando con te, è questo che avevi in serbo per me. Amici attenti, non sono di qua, son di passaggio, reco un messaggio, qualcuno certo ascolterà. Pietro diceva, un mese intero e poi alla fine potrai tornare su da me, ma non sapeva quanto è difficile che qui l'amore possa senti male. Vorrei vedere a te dopo un volo dei 500.000 dei milioni dei miliardi di chilometri.
Ma ci sei tutto, mi fai ride. Che c'è da ride? Guarda Pietro che mi ha combinato. Mi ha buttato dalla porta del palazzo. Ma appena torno su, guarda che volo gli faccio prendere io. Ma mi fai proprio taglià. Ma che cammini con l'arpa a mano? Ma da quale infratto burino vieni? Beh, da lontano, da molto lontano. Senti, non è che mi sai indicare una camera affitto in zona? Do abito io, c'è una camera libera. Vieni, te la faccio vedere. Io mi chiamo Cristina. E tu come ti chiami? Io mi chiamo mi chiamo Valentino. Andiamo, ti seguo. Ma che succede qua? Che hai detto? Che è sto macello? Perché? Che c'è che non va? Io non lo capisco. Boh, ma che non lo vedi? Non lo vedi cosa? Ma chi è sto bel ragazzo? Il tuo compagno? No, è un amico. Cerca una stanza. Che vuoi, a singola? O vuoi stare in doppia insieme a me? La singola. Vabbè, vorrei dire che qualche volta ti verrò a far compagnia io. Sei sempre la solita, so sar ragazzo tuo. Quale dei tre? Vieni, ti faccio conoscere gli altri coinquilini. Loro, ai due angoli che si guardano teneri, sono Claudia e Marco. È evidente a tutti che sono stracotti l'uno dell'altra. Solo loro non l'hanno ancora capito. Mentre loro sono Davide e Alessia. Prima stavano insieme, poi si sono scocciati e adesso vivono d'avventure. Mo hai visto con l'occhi tua il macello che hai fatto a stappe secoli a suonare sulla nuvola senza fa niente. Vabbè, c'avevi ragione. Ma che sei venuto a levarti la soddisfazione di dirmi? Te l'avevo detto? E mo, che pensi di fa? Per fa catechesi, te serve una coppia d'innamorati. Organizza stasera una festa. Sarà l'occasione perfetta per mandare l'angelo dell'amore. E a chi gli indicherai, egli farà innamorare perdutamente, senza possibilità di ritornare indietro, fino allo scadere del mese. Ragazzi, se stasera volete, mangiamo qualcosa insieme e ci presentiamo. Che ne dite? A patto che mi coccoli sulle ginocchia. A patto che mi racconti una storia d'amore strappalacrime. Sì, ci sto stasera. Te volemo conoscere bene. Oh, come sei timido. Ma che sei scappato da un convento di monache? Marzia, Valentina è un po' rimba, ma con noi si sveglia. Oh, ma piantate da tagliare il tormento. Vabbè dai, mettiamo un po' di musica e balliamo. Sei fidanzato? Per grazia, sono vergine. Sei vergine? Susa Dracula. E mo che c'entra Dracula? Ma non sai che se voleva bere il sangue dei vergini e se morì di fame? Scusa Cristina, ma perché Marzia dice così? Perché oggi i ragazzi non amano più i valori di una volta e la verginità è... Perché? È la limpidezza degli occhi, rendere già dei luminosi. Fa diventare così belli. Oggi tutti bruciano le tappe. Io sono ancora vergine e lo dico a te in confidenza. Mi vergognerei di dirlo agli altri. Che bello! Ma perché vergognarti?
Devi essere fiera di essere rivestita della bellezza del cielo. Eppure oggi in questo mondo i valori non contano più nulla. Ecco le altre, meglio tacere. Valentì, ma è vero quello che mi ha detto Marzia? Non lo so, che ti ha detto Marzia? Che sei un verginello, questo gli ho detto Alessia. Sì, ne sono fiero. La verginità è una corona di gloria. La mia prima volta fu a 16 anni. Che notte. Solo che mi ha lasciato 3 giorni dopo quel... Lasciamo perdere. Però ti giuro che lo rifarei con lui, perché lo amavo. Si aspettava il matrimonio, forse? Forse cosa? È stato ugualmente bellissimo. Ma come puoi dire che la prima volta è stata bellissima? Senza promesse d'amore, senza l'attesa di quel giorno, senza preparare il nido d'amore, senza indossare l'abito bianco della festa e senza scambiarsi le promesse d'eterno amore. Come può essere bellissima la prima volta, nello squallore che consuma alla rinfusa gli attimi indimenticabili d'amore, preparati per la festa della prima notte delle nozze? Ma è così, così, così meravigliosamente romantico. Mi pensa, non mi pensa, mi pensa, non mi pensa, mi pensa, non mi pensa, mi pensa, non mi pensa. È l'amore come l'ho sempre sognato. Mama, non mama, mama, non mama, mama, non mama. Sì, mo le colombelle bianche che volano, il letto preparato dalle amiche... La prima notte di nozze indimenticabile. Ma che stai a dire? Ma quali promesse d'amore a lunga scadenza? L'amore si vive giorno dopo giorno, finché la coppia funziona. Gli attimi indimenticabili è l'amore che li crea, non certo le lenzuola di raso o il lettone che profuma di lavanda. Eppure, Marzia, anche questa cornice rende indimenticabile la prima notte d'amore. Ed è l'attesa delle nozze nella verginità a donare agli sposini novelli le ali dell'amore, per volare su orizzonti di meraviglia e per cogliere i frutti inaccessibili dell'albero dell'amore. Guarda un po' più in là, senza ostilità, al concetto eterno di verginità. Se un amore è vero e lo senti puro, supererai senza timore le difficoltà. Credi a fondo che proprio dentro te stia nascendo un sentimento invincibile e non sbaglierai, nulla perderai, ma da un nuovo punto ricomincerai. È l'amore che riempie di tesori il cuore e mai si consumerà. Un amore che risolve le tensioni dove nessun altro riuscirà. Non fuggire le emozioni, cerca solo di non perdere il bello che verrà. Stai dicendo che se io credo in me, le risposte verranno da sé. Come mai creduto? Come mai sperato? Tutto questo sarà ricambiato. Tutti i miei perché, tutti i mai se, svaniranno prima di contare a 3. Con la fede nel Signore, senza giri di parole, ogni cosa ti parlerà di amore. È l'amore che riempie di tesori il cuore
e mai si consumerà. Ho cercato tanto tempo questa sensazione e ora in Dio si avvererà. Non fuggire le emozioni, cerca solo di non perdere il bello che verrà. Che meraviglia l'amore con le ali della verginità. Ma chi ha già dato sulla verginità, insomma, hai capito, ha una seconda possibilità per vivere questa altezza d'amore. Sì, c'è una via secondaria, meno sublime, ma non meno bella, che si vive con la castità. Ci si confessa dalla caduta e si persevera nella castità, e pian piano si riformano le ali dell'amore. E se si ricade? Ci si riconfessa e si ricomincia da capo ad attendere che le ali lentamente si riformino, anche se sono ali meno forti e più delicate. Ora provate a chiudere gli occhi e provate a volare con la fantasia. Vedete gli angioletti che cosa ci insegnano? Che solo chi ha le ali dell'amore supera gli ostacoli dell'amore. Ecco i due cuoricini, su chi li devo piantare? Sei arrivato finalmente, la festa stava quasi per finire. Dai, sbrigati. A lei... E a lui. No, che fai? Che bello. Mi so sbagliato. Namosene prima che San Pietro se ne accorga. Amore. Ma guarda che m'ha combinato quel disgraziato dell'angelo. Ma se lo becco gliele spenno l'ali. Aspetta, rifletti, cosa ne sarà di te? Se prendi il volo non potrai tornare lassù. Qualcosa di diverso, di colpo esploso dentro me, tutto quello che avevo.
vivevo non è niente senza te. È andata fuori rotta la mia missione, sento che non è poi tanto male qui. In un attimo è svanito ogni dubbio su cosa è giusto, perché sei tu che voglio accanto a me. L'amore che non avevo, che neanche ricordavo, e sei tu che hai salvato me. Che bella che sei. E lasciala sta, sta diavolessa tentatrice. Come so belle le diavolesse. Chip, 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 chip. Non capisce proprio niente. Ormai l'elisir d'amore è filtrato nel cuore. Meno male che Dio vede e provvede. È vero che vedi e provvedi? Vorrà dire che devo trarre vantaggio dalla situazione stessa. Tanto non do scappa. Tra un mese deve tornare su. Sto esplodendo, che emozione, che gioia stare qui. Guardo il mondo e lo vedo sorridere. In ogni attimo, in ogni suo sguardo, vedo nascere questo è cominciato, non posso smettere. Passa il tempo e lo voglio vivere. Di toccare il paradiso. Sei una persona così diversa dalle altre.
Ti volevo dire una cosa, aspetta, fammi vedere se c'è Pietro. Ci sta chi? No, non lo conosci Pietro, è un vecchio amico rosicone. Te volevo dire... La luna in cielo ci illustrerà il cammino. Pensa a lei come se fosse il nostro amore. Cresce notte dopo notte, per diventare ciò che vedi adesso. Luna piena tra le stelle, che emana luce divina. Possiamo solo che seguirla e voler avere quella luce. Il nostro amore deve volere quella luce. Pensa alla luna e pensa a noi. Potremmo essere come lei. Se avremo luce, insieme saremo una luna piena. Saremo illuminati dalla fede in Dio. La luna segue la volontà di Dio, così come deve il nostro amore. Da oggi io e te ci ameremo per sempre. Ti amo, amor mio. Valentino, questa notte la sento così magica. È magica perché attende l'alba del nostro amor. Aia! Tado io l'alba, vedi te calmatte. Se non cielo, ce porto pure i figli tua con l'arpa per la gioia di tutti i beati. Scusa se ho strillato, mamma ha morso un insettaccio. Attendiamo, Cristina, che lei si ripianticella del nostro amore, affondi le sue radici in una terra santa, l'umanità di Maria. Se piaceremo a Dio, a somiglianza di lei, Dio innesserà nel nostro cuore il fiore dell'amore, che renderà il nostro amore così unico e irripetibile, e ci ameremo per sempre. Per sempre! Ah, sei proprio terrorizzato dagli insetti. Hai paura pure di parlare, come se t'ascoltassero. Sarà allora questo unico e irripetibile fiore a inebriarci d'amore? Sì, è questo fiore che racchiude come in uno scrigno il nettare del nostro amore. Ci vuole tempo perché spunti la gemma di questo fiore, ma esso spunta solo nel giardino dei sogni d'amore di Dio. Il giardino dei sogni di Dio? Ma è magnifico! Ma che cos'è? È il luogo incantato dove Dio ha realizzato i suoi sogni d'amore. Ma perché? Pure Dio si è innamorato, mo'? Sì, il matrimonio è la più alta somiglianza del suo amore. Lui ha fatto sogni d'amore per l'eternità per una fanciulla. Dio si è innamorato di una ragazza? Sì, Cristina, Dio si è innamorato di una fanciulla che stava nella sua mente ancor prima che creasse il mondo, ancor prima del cielo e ancor prima delle stelle. Questa fanciulla si chiamava Maria e di lei si innamorò dal primo istante in cui Dio esiste, ovvero dall'eternità. Che mistero inaudito! Il creatore si innamora di una sua creatura ancor prima di crearla. Ancor prima, Cristina, ancor prima. Dio si innamorò dell'idea di Maria e per lei, dico per lei, ha creato tutto l'universo. Nessuno mai mi ha detto queste verità che mi riempiono il cuore di gioia. Mi sembra quasi di contemplarle quando tu le racconti, Valentino. Noi possiamo contemplarle queste verità, Cristina. Questa è una notte magica. Teniamoci abbracciati e chiudiamo gli occhi e chiediamo al vento se ci sussurra quelle parole e agli occhi della fede di raggiungere le vette della contemplazione. Cristina, rimaniamo a occhi chiusi, teniamo ben aperti gli occhi dell'anima. Ascoltiamo il fruscio dell'Eterno che ci parla. Ecco Dio Padre che sta pensando a Maria. Non c'è ancora nulla, c'è solo Lui, e il Figlio e lo Spirito Santo. Esiste solo l'idea di Maria. Chiudi gli occhi, apri gli occhi dell'anima. Ecco. Vedi il primo istante della creazione? Tutto viene fatto per amore di Maria. Vedo come una bellissima sagoma bianca di una donna. È Maria. Ecco l'idea di Maria. Tutto è un dono d'amore di Dio per lei. Guarda come Dio, per Maria, distende la bellezza del cielo e del mare, il respiro dei venti. Per lei,
è il sole che dà luce e vita, e il manto di stelle che illuminano la notte. Per lei Dio riveste la terra di fiori vellutati e di frutti. Per lei Dio crea gli animali, le stagioni e il tempo, a immagine e somiglianza di Dio e di Maria. Dio crea Adamo ed Eva e i suoi discendenti, in attesa del giorno in cui la benedetta tra le donne nascesse nella culla del suo mondo. E anche noi esistiamo in lei e per lei. Quante realtà magnifiche ci regalano il vento e gli occhi della fede! Possiamo chiedere di vedere il giorno del matrimonio tra Dio Padre e Maria? È una grazia troppo grande quella che chiedi, Cristina. Prendi il rosario e preghiamo in ginocchio la Madonna che ce la conceda nel vento e con gli occhi della fede. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria. Ave Angelo del mio Dio. Sono Gabriele, messaggero di Dio Padre. Dio Padre ti chiede sposa e ti vuole madre del suo divin figlio. Sì, lo desidero, lo voglio con tutto il cuore. Maria, le grazie celestiali del nostro amore scendano su coloro i quali seguiranno il fidanzamento nella verginità e il matrimonio sacramentale. Che meraviglia, Valentino, ascoltare i sussurri del vento e guardare con gli occhi dell'anima. Ho capito solo oggi che quello che stiamo vivendo è un riflesso dell'amore che vive in cielo tra Maria e Dio Padre e il loro figlio Gesù. Sì, Cristina, l'amore è un riflesso di paradiso nell'amore umano. Il sacramento del matrimonio fa vivere le gioie di Maria nel diventare la sposa del Signore Dio. Allora piantiamo il seme del nostro amore nel giardino dei sogni di Dio. Sì. Quando Dio farà sbocciare il fiore dell'amore, diverrò il cavaliere dei tuoi sogni e tu il cavallo alato per volare sulle nubi del cielo. La luce nuziale farà conoscere i nostri nomi scritti sulla pietra bianca dell'anima. Fino a quando, Valentino, dobbiamo attendere che il nostro amore diventi come quello di Dio Padre e di Maria? Dio ha avuto pazienza nell'attendere secoli e millenni, ma io mi sento ardere così forte il cuore. Guarda questo fiore ancora chiuso. Se tu provi ad aprirlo, va a finire che si romperà. Questo fiore è il nostro amore. Solo il tempo e il sole della grazia sanno quando la sua corolla si schiuderà. Ma il nostro amore non è più un fiore chiuso. È già sbocciato. Provala, bacià, e giuro che te spedisco all'inferno. Ma che è sto fruscio? È qualche animalaccio infrattato. Anche a me, Cristina, piacerebbe che fosse così. Ma ancora il nostro amore è un fragile filo di seta pregiatissima. Non sarebbe in grado di sopportare le tempeste della vita. È nel matrimonio che Dio lo riveste del filo d'oro del suo amore. Grazie perché ora che ho te, sento che esiste quel sentimento che ci prende per mano, ci fa vivere un dolce momento e ti voglio con me. Più forte di quanto
no, che sarebbe andata così qua giù. Ho un'ultima domanda da farti, Valentino. Ma mi imbarazza molto dirti questa cosa. Non aver paura, aprimi il cuore. Se l'amore è così bello, se ricalca le orme virginali di Dio e di Maria, perché accanto a quest'amore ha messo il fiume travolgente della passione? Perché Dio ci ha fatti così belli nel corpo, ma dobbiamo velare queste bellezze? Perché, Cristina, l'amor di Dio è una passione ancor più forte. Solo nel matrimonio i corpi risplendono della santità di Dio. Fuori del matrimonio, invece, si è esposti solo al desiderio della carne. Chiudiamo di nuovo gli occhi, Cristina, e contempliamo quello che ci faranno vedere gli occhi dell'anima, e ascoltiamo quello che ci sussurrerà il vento. Guarda, Cristina, il paradiso terrestre, che immensità di bellezza e di godio di vita, un universo di bellezza infinita. Valentino, li vedi anche tu quei due alberi meravigliosi? Sì, uno è l'albero della vita, che dona i frutti nell'amore di Dio, e l'altro... Sì, l'altro è così sconvolgentemente bello. L'albero sconvolgentemente bello è l'albero del sanguisuga dell'amore di Dio, è l'albero del peccato. Alziamoci, Cristina, e andiamo a assaporarne i fiori. Questo fiore mi riempie di amore verso Dio, verso Maria, verso il cielo e verso il prossimo. Mi sento di amare tutti e di amore di tenerezza infinita a te, Valentino. Ora fammi adorare questo fior... Ma... Cosa mi succede, Valentino? Sento il fuoco della passione agitarsi in me. Non mi importa più nulla dei comandamenti di Dio. Ma cosa mi è successo? Mi sento come liberata da questo vortice che mi risucchiava con il consenso della mia libertà. È il fiore dell'albero del peccato. Da esso spunto il frutto che il serpente fece mangiare ad Adamo ed Eva. Quella gemma ti ha fatto respirare il suo nettare travolgente, che in un attimo si è espanso nel tuo cuore e nella tua volontà, e ti portava a cedere sul sesto comandamento. Anche chi, come me, ha principi saldi sulla purezza? Sì, anche a chi, come a te, ha principi saldi. L'albero della seduzione anestetizza e inebria la volontà, perché essa dia il consenso al vortice della passione a trafugare e svuotare i tesori dell'anima. L'amor di Dio, la gioia e la pace del cuore. Ma se non c'eri tu, io da sola, mi sarei potuta salvare da questa gemma? Sì, Cristina, il rosario dà la forza di staccarsi da quella gemma vischiosa e scappare via. La confessione toglie i soncini dal cuore e la comunione dona la pace nell'amor di Dio. Guidami sulla strada del vero amore. Canto mi abbandono, cuore un po' si riempirà, risplende chiaro questo dono, anche se presto finirà. Il nostro amore è puro e fragile, e la passione è forte.
come finché sarà. Quell'emozione detta amare resta con me finché potrai. Il nostro siamo felici di condividere con voi la bellezza del nostro amore cristiano. L'amor che? Ma che volete entrare in convento? Valentino mi ha fatto conoscere le meraviglie dell'amore radicato nella fede. Quanto romanticismo! Se tu prendessi esempio, saresti una persona migliore. E che si deve fare per vivere quest'amore cristiano? Chi vuol vivere l'amore cristiano deve farsi una sola domanda. Sei venuto nell'amore a cercare Dio o qualche altra cosa? Ma perché dobbiamo cercare Dio nell'amore? Cercare Dio nell'amore è chiedere a Dio di prendersi cura del nostro amore, come Maria a Cana si preoccupò che il vino, simbolo della gioia, non finisse mai in quel matrimonio. E vabbè, ma insomma che vuol dire? Valentino mi ha fatto capire finalmente la bellezza dell'amore cristiano. Vi va di assaggiare il nettare di questi fiori dischiusi? È squisito! Dolcissimo! Che buon nettare! Com'è romantico! È magnifico! E ora potete assaggiare il nettare di questi fiori ancora in bocciolo? Un po' ispido. Sì, un po' aspro. Era migliore l'altro. E nel fiore? Non si ricostruisce più. Non è buono. Non mi piace per niente. Ha perso la sua poesia. La sua bellezza. Ci sembra finalmente di comprendere. Noi vaghiamo per il mondo e cerchiamo chi lo sa. In un viaggio vagabondo che ci porta dritti alla nostra dolce metà. Lo capisci quando arriva, non c'è nulla più in là che desideri. Ho creduto non avessi tempo
all'improvviso quando amiamo. Ora sto partendo, voglio che tu capisca che per me non ci sarà mai un'altra te. Perché mi hai insegnato a comprendere questo amore che Il fiore dell'amore spunterà all'altare. Abbiate pazienza, fatelo crescere. Non lo raccogliete se non a primavera. Esso è la gemma che si incastonerà su un unico anello d'oro. Non prendetela prima che sia tagliata. Non prendete l'anello prima che sia forgiato. L'amore senza cielo è senza altezza, senza lunghezza e senza profondità. È come l'oggi senza il domani, è come l'essere senza l'esistere. Solo quando il cielo vive nell'amore, l'amore vivrà di cielo. Valentino e Cristina, mi sento così gioiosa alle note del vostro amore. Sento rinascere anch'io in me la gioia dell'innocenza. Finalmente c'è tutto chiaro. Grazie alle dolcezze del vostro amore abbiamo finalmente trovato il coraggio e ci siamo fidanzati. E vogliamo vivere il fidanzamento nella gioia dell'essere vergini. Grazie di aver condiviso il vostro amore. Domani andrò a confessarmi. Voglio risentire anche nel mio amore questa melodia di cielo. Il tempo è scaduto, è ora di tornare in cielo. I ragazzi non dimenticheranno mai più nella loro vita questa catechesi sull'amore, ma non ricorderanno nulla di questo incontro paradisiaco. Essi inizieranno a proporre ai loro coetanei l'alternativa dell'amore cristiano, che come un semino si diffonderà nei secoli a venire. Ma non mancherà mai nel mondo chi arriverà all'altare dopo aver conquistato la corona della verginità, che dona lo scettro dell'amore. Sei stato veramente bravo. Non lo vanta troppo. Che se non c'ero io a stargli appresso sarà allargato pure troppo. Mo muovite e torna sulla nuvoletta a canticchià. Anzi, se stai zitto è pure meglio, se no finisce pure la pace in paradiso. Non è che posso rimanere ancora qui un altro secolo, annette un mesetto con Cristina così e continuo la catechesi? Ma cammina!
non prima che Valentino incoroni Cristina della corona dell'amore cristiano e dello scettro che è il segno del comando dell'amore virginale e casto. Cristina sarà il seme vivo che diffonderà l'amore cristiano sulla terra e di seme in seme, di cuore in cuore, nascerà un meraviglioso giardino di bianchi fiori d'amore. Cristina, tu non vedrai mai questa corona e questo scettro, ma da oggi tu hai la forza dell'amore cristiano. Ti benedico e ti lego per sempre a questo amore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tu passerai la fiaccola dell'amore a questo mondo e così di generazione in generazione, sperando che questa fiammella della torcia dell'amore non si spenga mai. Ora tocca a Na. Pietro, non posso dare a Cristina un bacioino per salutarla? Sì, mo pure il bacioino. No, ne! Ma dimmi un po', a catechesi suo amore, sei proprio sicuro che gliela fatta tu a lei? O è lei che t'ha fatta a te? Che rabbia sti rimproveri! Manco gli avessi chiesto se ci sposava. Pietro, guarda un po', sotto la tenda, laggiù. Mi sembra che ti sei perso una chiave del paradiso. Dove? Dove sta? Non la vedo. Che guaio, dove sta sta chiave? Non la vedo. Se no, come fa a entrare in cielo? Ti voglio bene, Cristina. Le ali dell'amore. Per volare su orizzonti di meraviglia e per cogliere i frutti inaccessibili dell'albero dell'amore. Che meraviglia l'amore con le ali della virginità. L'amore è un riflesso di paradiso nell'amore umano. Da oggi e te ci amiamo per sempre. Ti amo, amore. Dio innesserà nel nostro cuore il fiore dell'amore, che renderà il nostro amore così unico e irripetibile. Che solo gli ali dell'amore supera gli ostacoli dell'amore. Allora piantiamo insieme il nostro amore nel giardino dei sogni di Dio. Non aver paura, aprimi il cuore. Valentino mi ha fatto capire finalmente la bellezza dell'amore cristiano. Che succede quando amiamo e non sembriamo più noi? Distante è diverso da quando incominciò. Io spero tornerai. Tutto questo è cominciato. Scusa, mi era sembrato di vedere una chiave che te cadeva. Andiamo.